Allora, cari nipotini, i più arguti tra voi avranno già capito che sto facendo podcast solamente perché per creare l'immagine di copertina e le sigle iniziali, ma soprattutto il testo l'ho scritto io, non c'è GPT, quella finale. Comunque, siamo al 293esima puntata, voglio regalarvi un weekend di meditazione con me. Gratis, è tutto sul canale YouTube, però che tra parentesi ha superato i 50.000 follower grazie a voi, ma soprattutto a quelli di HNA che mi supportano. Vorrei precisare che tutti i miei canali digitali non sono sponsorizzati. Se vedete le sponsorizzazioni, ce le mette la piattaforma. Se voi in privato me lo segnalate a zio@migliorati.org, purtroppo su YouTube non ci posso fare nulla del prezzo da pagare per le piattaforme, però sugli altri canali posso togliere il mio podcast. Poi magari dite, ma no, io lo voglio così, però non è giusto. Allora, parliamo di meditazione. Perché meditare? Se volete una vita scientificamente basata, l'alternativa non è bella, l'alternativa è pseudoscienza dei nanocristalli quantici sui punti dei meridiani che allineano i chakra mentre fai l'oil pulling indicato dall'omeopata astrologo che ti ha detto... liberi di fare quello che vuoi, sono un libertario, a me interessa solo la mia di vita, della vostra, della maggior parte di voi non me ne frega nulla, me ne frega di quelli a cui frega, io guardo i comportamenti, non le parole delle persone. Poi parlo con tutti, sono disposto ad ascoltare tutti, anche le idee più strampalate, e ne ho sentite in 26 anni solamente di divulgazione online. Però cosa significa scientificamente basata? Significa che si guardano le revisioni sistematiche delle ricerche e si cerca di fare, io cerco di fare quello che chiamo miglioramento personale traslazionale, non crescita personale, quella è la panza, cresce da sola, non sviluppo personale, quello è il culo, cresce da solo, ma miglioramento, che è una retta orientati in una direzione precisa, ogni giorno un po' meglio del giorno prima, nei limiti del DNA, del fato e di tutto quello che volete voi. Quindi, a mio parere, chi vuol vivere una vita scientificamente razionale, in cui comunque va nella direzione delle evidenze, degli esperimenti, no? Perché la scienza è un'altra, una serie di esperimenti, dovrebbe avere alla base, anche lì vi ho fatto un video, una masterclass sulla salute e la longevità gratuita su YouTube, qualcuna mi ha commentato che poi le blocco dal canale perché quando arrivano, se è gratis vuol dire che il prodotto sono io, ma no, è gratis perché qualcun altro ha permesso che si faccia, tra parentesi, quelli scettici dovrebbero essere anche quelli che mi dovrebbero seguire di più, ma quando si arriva a quei livelli, poi non è il livello minimo, si può sempre scavare, l'universo è finito e in espansione, la stupidità umana è sempre infinita, quando pensi di essere arrivato a un nuovo livello ne salta fuori uno nuovo, tipicamente tra i commentatori che non sanno scrivere in italiano, qua c'è gente, ci sono soprattutto, non so perché io la chiamo sempre surferina 69, no? Ci sono soprattutto delle donne che quando io parlo non riescono a comprendere i concetti, probabilmente sentono bla 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 bla, però qualcun altro sente dei concetti, li capisce e così. Quindi, signori, non sono io con problema di output, signore, anzi, buona parte non so perché sono donne, siete voi che mi date del parolaio, del sofista, non sono sofista, siete voi che non capite tutte le parole che dico, o forse neanche, forse sentite solo gli articoli, qualche preposizione articolata, non lo so, non è un problema mio, però purtroppo con questa gente io non ci posso fare nulla, come non posso far nulla coi pali lunghi, no? I pali lunghi sono quelli pieni di sé, che sanno tutto loro, no? La scuola di famosa scuola di palo lungo, che in realtà sappiamo ce l'hanno piccolo, dai, lo sappiamo tutti, dai, cosa dobbiamo, dai, però basta discriminare sulle minoranze, perché questa è discriminazione sulla maggior parte di voi, a posto. Quindi, base della piramide per la longevità, eccetera, una serie di discipline, sono pochissime e sono semplici, perché non l'ho detto in quella presentazione che vi invito ad ascoltare, ma soprattutto a guardare su YouTube, l'hanno fatto in tanti, è soprattutto importante, come tutte le cose, più di quello che fai, di quelle
3-4 cose, no, basate su evidenze, come meditare, allenarsi, studiare. C'è l'elenco, trovate tutto descritto bene in quella presentazione, no? Non ve la voglio rifare. È soprattutto importante quello che non fai. Perché non lo fai? Perché l'hanno misurata, hanno fatto esperimenti e dà meno dell'1%. Oppure perché è la nuova frontiera e ancora non si sa bene se quella cosa dà tutti questi benefici oppure no, oppure addirittura, attenzione, fa danni. Quindi tutti questi biohacker, oh, vi ricordo che noi lo facevamo in Italia prima degli americani nel mio gruppo pubblico benessere, lo dico sempre, chi c'era lo sa, ecco, quando si parla di biohacking e questi si lanciano subito e prendi la metformina e fatti la rapamicina e vai a fare le flebo di vitamine, ci vogliono le evidenze, le revisioni sistematiche che queste cose funzionano. Se no, ti puoi fare del male ed è solo una cosa che ti fai del male. Quindi cose inutili, peggio cose dannose, no? Ecco, sarebbe meglio non farle. Quindi il concetto di base è il concetto del memento mori, che sta alla base di tutto il mio concetto di miglioramento personale. Ricordati che devi morire, no? Devi morire. E quindi il tempo è la cosa più preziosa che hai. Magari oggi ce l'hai, il mio sistema di produttività diceva alla fine, rilasciato 15 anni fa, pensate un manager averlo 15 anni fa, diceva per guardare più serie TV. Perché? Perché è così, cioè, per poi fare quello che vuoi. Se uno impara a entrare nel flusso, oggi chiamano il flow, essere più produttivi, tutte cose, ripeto, che sono arrivate dopo, il mio sistema di produttività parte dal cestino, dalle cose che puoi eliminare, perché così liberi tempo che, ricordati, è sempre prezioso, perché potrebbe, immagina averlo invece che oggi, alla fine della tua vita, avere ogni secondo diventa prezioso, no? Non possiamo fare i conti, ah sì, la tecnologia ci farà vivere per sempre, forse 300 anni, però adesso ci sono ancora dei dubbi, speriamo, e cosa? Quindi eliminare le stronzate, o peggio, le cose pericolose, è essenziale. Ecco, una delle cose che invece ha grandi evidenze, io lo chiamo la base della piramide, l'ho sempre chiamato lo stress, però da adesso formalmente rinominiamolo la psiche. Ecco, la psicologia, che vi ricordo oggi è una scienza, agli inizi, no, sparavano queste ipotesi che oggi ancora qualche filosofo va in televisione, no, gli dice: ma dottore, cosa significa questo? Perché ti vuoi trombare tua nonna? Un po', no? Erano tutte ipotesi variogenee che lascio commentare ai professionisti del settore. Anzi, grazie a tutti i medici che mi hanno dato credito, hanno voluto parlare con me negli anni, non so, vengono in mente così a caso, mi scuso tutti. Beh, prima di tutto il carissimo Lino Bertolini, che non è psichiatra, ma comunque è un medico estetico. Guardatevi sul canale YouTube la live. Poi il dottor Luca Proietti, poi il dottor Raffaele Avico, che ha anche una newsletter, PopMed, che mi ha intervistato per il Foglio Psichiatrico, e certamente il caro amico Valerio Rosso, che insomma oramai è diventato un mega influencer. Quindi tutte queste persone diranno che oggi, comunque, pur una scienza giovane, va detto, e con magari, ecco, no, non con la durezza scientifica che piace a me, noi da Squali Palo Largo ovviamente dobbiamo avere anche una durezza, siamo inclusivi, dobbiamo avere una cosa. Ecco, quando io critico qualche pratica, non prendetela sul personale, se per voi va bene, vi fa bene, cose, ma siete liberi, è una delle mie regole, cioè fai quello che vuoi, cioè le tue regole te le crei tu, la tua filosofia di vita non te la può dire un eminente filosofo, che ricordo che non è una scienza la filosofia. Non è una scienza, del resto basta andare in qualsiasi storicità della filosofia per scoprire che oltre a perle di saggezza hanno detto delle vaccate tremende. Perché? Perché è come agli inizi la psicologia, no? Quando sparava queste ipotesi che poi andavano verificate, ma oggi molte sono state verificate. Ecco, quindi disciplina della meditazione, dell'allenamento, di curare il sonno, di fare tutto questo, e poi, l'ho detto prima, guarda, il piacere, l'edonismo, quello che ci piace a noi. Libero, libero, per scelta nostra però, non perché i guru esperti ci dicono che ogni mattina devi fare la doccia, la sera ti devi mettere gli occhialini arancioni, e perché se non fai questo e cosa. Vabbè, basta, fine, arriviamo alla parte più importante, la sigla finale, Rap East Coast, scritto testo mio, ciao, un abbraccio, non di luce, ma di carnale affetto. Alla prossima. Se ti piace non essere un anime, iscriviti subito al canale, metti like.
5 stellone, spamma in tutti i gruppi delle Milfo. Si pare infelice lo zio e il suo podcast non cadrà nell'oblio. E se vuoi sentirlo ogni giorno, iscriviti al suo Telegram e non te lo toglierai di tosse. Se vuoi ore e ore di formazione, un caffè al giorno, entri subito in azione. Nella sua tribù privata cambierà. Iscriviti subito se sei intelligente, se la trovi ti piacerà. Questa è la fine di questo rap che non mente. Buona fortuna con quello che metti nella preziosa mente. Oh, oh, oh. Se non essere un animale, iscriviti subito al canale, metti like e le 5 stellone, spamma in tutti i gruppi delle Milfone. Così farei felice lo zio, il suo podcast non cadrà nell'oblio. E se vuoi sentirlo ogni giorno, iscriviti al suo Telegram e non te lo toglierai di torno. E se vuoi ore e ore di formazione, non è che amore di formazione, con un caffè al giorno entri subito in azione. Se la sua tribù privata HNA, iscriviti subito se sei intelligente, la trovi e ti piacerà. Questa è la fine di questo rap che non mente. Buona fortuna con quello che metti nella preziosa mente. Oh.